a livello locale, a livello regionale e ancora al Parlamento e al Parlamento europeo. Non si è mai fatta veramente informazione, qualcuno di voi è mai venuto a spiegarvi, per esempio, che c'erano bandi a disposizione per le piccole e medie imprese, che c'erano bandi a disposizione per i giovani ricercatori. Ad esempio adesso c'è un programma dal 2014 al 2020, Horizon 2020 appunto, che è proprio per la ricerca e per l'innovazione. Sono 78 miliardi di euro sul piatto, 78 miliardi di euro per trattenere per una volta le nostre migliori menti qui in Italia a fare innovazione e creare posti di lavoro, creando una sinergia diretta tra il mondo delle imprese, le università e i territori. E questi 78 miliardi di euro non sono più divisi per quota, paese per paese, ma saranno in competizione tra tutti i 28 paesi membri, il che vuol dire che se mancherà, come è mancata in passato, una pianificazione strategica, se mancherà, come è mancata in passato, una precisa volontà politica di ottenerli, ci ritroveremo come al solito ad arricchire le altre nazioni, perché l'Italia ogni anno sborsa un contributo per partecipare all'Unione Europea che deriva in parte dalla nostra IVA e in altra parte da contribuzione diretta, e noi ogni anno rimettiamo dai 6 ai 7 miliardi di euro. Questo perché sì, al suo tempo si è negoziato male, ma anche per altri motivi, perché ci sono ad esempio fondi per la cultura che sono stati utilizzati non per riqualificare il nostro patrimonio archeologico, per valorizzarlo, per metterlo in rete e creare dei percorsi turistici, e penso soprattutto a questo qui, perché è una città portuale, una città di mare, questa dovrebbe essere il porto di Roma, ma non soltanto dal punto di vista commerciale, anche dal punto di vista turistico, con un ciclo integrato in cui ci sia turismo enogastronomico insieme appunto a una rete di siti collocati appunto per valorizzare i nostri beni culturali. Non c'è stata programmazione in questo senso, ci siamo ritrovati a utilizzare questi fondi per pagare il concerto di Elton John a Napoli. Il concerto di Elton John a Napoli, io con tutto rispetto per un cantante, vorrei che invece fosse questo paese a cambiare musica, una volta e per sempre. Nel Movimento 5 Stelle non c'è alcuna differenza tra un eletto al Parlamento europeo, un eletto in regione, un eletto al comune. Non c'è alcuna differenza neanche con un attivista, perché siamo soltanto punti di una stessa rete, e questa rete sarà orientata nei prossimi 5 anni a spiegarvi tutte le opportunità che ci sono da prendere e portare per avere finalmente occupazione qui. Basta, come è successo in passato, navi cargo che vengono a scaricarci magari l'olio d'oliva, con un passaggio di lavorazione diventa Made in Italy e ce lo spacciano come un prodotto di altissima qualità. Questo non è Made in Italy, questo è fake in Italy, un falso all'italiana. E noi andremo a fare quello che non è mai stato fatto finora. Andremo a spiegarvi come funziona quella macchina a Bruxelles, che è sempre stata un oggetto misterioso ed è sempre stata dipinta con un'area mistica, come sì, siamo europei, quindi non si potrà mai contestare il funzionamento, non si potranno mai contestare i trattati che abbiamo firmato. Noi li contesteremo come? E non avremo neanche paura di affrontare le lobby, come la lobby del carbone, che purtroppo voi conoscete molto bene, per i danni incredibili che ha fatto e per i tumori che ha portato su questo territorio. Io questa campagna l'ho fatta insieme anche a un candidato che veniva proprio da qui, a Giovanni Ghirga, una persona in gambissima, e vi chiedo un applauso per lui, perché il nostro 21% è frutto anche delle sue battaglie di tanti anni su questi territori, e il nostro 21% è un lavoro collettivo e di squadra, e chiunque di noi è salito potrà contare, e ne sono sicuro, sul contributo di quelli che sono rimasti qui. Noi la settimana prossima saremo già a Bruxelles e cominceremo a essere operativi. Ci prepareremo per un appuntamento molto importante, perché, come penso immaginate tutti quanti, il 1° di luglio il signor Renzi verrà a presentarsi
ci consegnerà una relazione programmatica su quello che sarà il semestre europeo dell'Italia. Il prossimo arriverà tra 14 anni, un appuntamento cruciale. E sapete noi cosa andremo a dire al signor Renzi in quel contesto? Gli diremo che per questa volta deve dimostrare di essere all'altezza del 42% che ha ottenuto e deve dimostrare di voler fare veramente gli interessi del popolo italiano. Perché non basta andare in televisione e rivendicare i valori della sinistra senza poi applicarli, perché una volta quella sinistra aveva anche appunto dei punti di riferimento ed erano la lotta per gli ultimi e l'uguaglianza, e allora ce lo dovrà dire guardandoci negli occhi che vota contro il reddito di cittadinanza unico per tutto questo continente, ce lo dovrà dire guardandoci negli occhi che è contro anche il salario minimo garantito. Io vi saluto e vi ringrazio e soprattutto vi dico una cosa: c'è una lista meravigliosa, c'è un candidato sindaco pulito, trasparente, che è conosciuto dal territorio, dalle piazze e non dalle procure di tutta Italia. Votate per il cambiamento e informatevi soprattutto, perché quando ci si informa non c'è bisogno di chiedere i voti vengono da sé. Grazie.